La Pescheria Il Corallo è impegnata ogni giorno nell'offrire ai suoi clienti solo il meglio dei prodotti ittici d'acqua salata e dolce. Antonio vi aspetta alla sua pescheria in via Sorrentino numero 39 a Cava dei Tirreni. Presentato presso il Salone di Rappresentanza del Comune di Cava dei Tirreni, il libro Cava e il suo paesaggio negli anni del Grand Tour di Vincenzo Pepe, secondo titolo della collana Quaderni Metelliani, dedicati alla storia e ai personaggi di Cava dei Tirreni, di Merlin Editore. Testimonianze inedite di artisti e letterati inglesi ed americani che arricchiscono di preziosi tasselli la conoscenza di Cava dei Tirreni e dei suoi meravigliosi luoghi. In effetti Cava veniva ricercata per quattro finalità principali. Poteva essere ricercata come motivo, come soggetto sulle tele, come di rappresentazione pittorica. Poi è presente in tantissimi componimenti, trasfigurata letterariamente, è presente in poesie, in brani che purtroppo sono stati ignorati da molti specialisti. Poi era un luogo di grande attrazione come studio, centro di studio per esempio per la biblioteca dell'Abbadia, e come luogo di culto religioso. Cava ha il suo scenario, la solitudine dei suoi boschi, ha rafforzato il convincimento di chi per esempio dal protestantesimo si è convertito alla religione cattolica. E poi è stata anche è diventata soggetto e setting, ambientazione di alcune opere di narrativa. Quindi diciamo che è una presenza ricchissima di Cava in tutti questi autori, che erano narratori, erano artisti, poeti, eccetera, eccetera. Io me ne sto occupando di questo argomento da almeno una ventina d'anni, non è una cosa improvvisata. Desideravo appunto chiarire a me stesso e anche ai nostri concittadini quanto Cava sia stata importante nell'itinerario del Grand Tour. Se ne sapeva ben poco, forse non se ne sapeva quasi niente. Invece poi a mano abbiamo scoperto che una folta schiera di scrittori, di artisti, di poeti, di viaggiatori, di intellettuali eccetera passavano per Cava per andare a visitare la costiera amalfitana o i templi di Pestum. Presenti tra gli altri anche il primo cittadino di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli, Giuseppe Foscari e Alfonso Tortora, docenti presso l'Università degli Studi di Salerno. Ho cercato di far comprendere come il contesto fosse importante, cioè Cava non era luogo in sé fondamentale per arrivare a fare una vacanza, un soggiorno, ma era su una direttrice Napoli, Pompei, Salerno, Pestum, per cui diventava obbligatoria, una tappa obbligatoria. E ho cercato di far comprendere come l'apertura della strada della costiera amalfitana all'inizio, nella prima metà dell'Ottocento, e la ferrovia che nel 1857 arriva a Cava, apre sostanzialmente un mondo di comunicazioni per cui Cava sta lì. Molti non la conoscono, ma quando arrivano poi rimangono spiazzati per la bellezza del centro e per la bellezza dei suoi insediamenti sui casali. Cava è una città mai infeudata, all'interno della quale poi vi erano dei movimenti umani legati anche a delle interessanti vicende economiche. E queste legavano la città di Cava con una serie di luoghi. Tra gli altri c'era un rapporto un po' privilegiato con Lucca, c'erano dei commerci legati alla lana e altri prodotti, pertanto questi contatti avevano sviluppato sostanzialmente, oltre che rapporti economici, anche e soprattutto rapporti umani. E dai rapporti umani, per l'età di cui parliamo, vale a dire tra il 500 e il 600, si erano anche sviluppate delle, per così dire, deviazioni di natura religiosa. Qui si impiantò il calvinismo nella lezione strasburghese, ossia con delle piccole varianti, ma l'ossatura era la riforma protestante. Tant'è che un vescovo di Cava, il vescovo Guglielmo San Felice,
è stato inquisito alla sua età, siamo nella seconda metà del Cinquecento, proprio perché egli aveva adottato nella sua dinamica religiosa, culturale, teologica, alcuni degli assunti che partivano dal luteranesimo più maturo ed erano poi stati in qualche modo cambiati o scambiati in calvinismo. Per cui Cava è stata anche una città eretica.